Dopo le voci che li davano in crisi, Claudio Amendola e Francesca Neri si sono separati. Si scopre che a metà di ottobre la coppia aveva già depositato l'accordo extragiudiziale e un addio ufficiale, pacifico, per i due che stavano insieme da 25 anni. Per Claudio, lo stesso avvocato Antonio Conte, che si sta occupando della separazione di Francesco Totti, anche e Ilary Blasi, a rappresentare Francesca invece c'è Paola Figgione. Secondo il messaggero mancherebbe solo l'ufficialità da parte del giudice, ma le strade dei due si sono già divise. La casa di famiglia resterebbe a Francesca Neri e Claudio Amendola dovrà versare un assegno di mantenimento per lei e il figlio Rocco di 23 anni. I due si sono conosciuti sul set del film Le mani forti del 1998. Nel 1999 è nato il loro Rocco, primo figlio per Francesca Neri, il terzo invece per Claudio Amendola, perché ha già due figlie, Alessia e Giulia, nate dal primo matrimonio con Marina Grande. I due si sono sposati l'11 dicembre del 2010 a New York in gran segreto. Claudio e Francesca sono sempre apparsi come una coppia solida e sicura, l'uno sempre a fianco dell'altro anche con le difficoltà. Nel 2017 Claudio ha avuto un infarto e Francesca lo aiutò a riprendersi molto presto. Anche lei ha avuto momenti davvero non facili. Nel 2016 l'attrice ha dovuto lasciare il cinema per motivi di salute, infatti soffre di cistite interstiziale cronica che le provoca molto dolore. Lei dice: quando ci sono questi momenti e vedevo lui in difficoltà, l'impotenza, soffrivo ancora di più e allora pensavo che allontanandolo avrei evitato almeno il suo dolore, ma Claudio è sempre rimasto, con tanti momenti di crisi, giornate durissime, litigi, però c'è sempre stato. Claudio dice, Francesca mi ha salvato. In estate però girava voce che Claudio Amendola avesse abbandonato il tetto coniugale perché è innamorato di un'altra donna, ma l'attore ha sempre smentito e si è sempre tenuto alla larga dal gossip.